finisce qua. In realtà è una barzelletta, sì, meravigliosa, perché parla di questo signore che aveva un amico al quale aveva regalato una yatta. Una yatta vera. Una yatta vera. È un bel regalo, voi ce ne avete animali a casa. Cioè, quando ti arriva un animale per regalo. Una yatta, anzi, è un bel regalo. Ne approfittiamo, no, per dirvi, gli animali regalateli, acquistateli, ma trattateli bene, certo, non sono dei giocattoli. Se non ve li potete permettere, esatto, che significa, esatto, che non li potete gestire, esatto, non ve li prendete, non è cacciato a pigliare un canuzzo o picciriggio perché ho visto un tuo film, esatto, capito? No, esatto, perché c'è gente, sì, sì, lo che fa, ci pigliavo, capisci, il dalmata al bambino, perché ho visto nella carica dei 101, no? Ora il dalmata, come sappiamo, quando è nico è un batuffolo tutto bianco, ma quando è grande diventa un cavallo, no? Mezzo cavallo, sì. Per cui ci sono chi che dicono: senta, oh cane, cammo fao, perché poi fai i puntini, sì, no? Certo, ma no, io faccio, ma posso come? Ci sono chi che per tornare a giro ci sono spaccione. Ora, sì, torniamo alla yatta, sì, no? La yatta viene regalata da questo signore, perché la yatta che aveva lui aveva fatto i figli, aveva fatto i cuccioli, per cui ci ha regalato una yatta all'amico. Ora, sapete, certe volte i yatti sono un poco selvagge, no? Sì. Che tu le puoi gestire quanto vuoi, le puoi educare quanto ti pare, però non c'è niente che fare. Diciamo quando che la cane, è quella, un cane lo educhi facilmente, lo ammaestri. È un poco più indipendente. A yatta no, un poco no, più a yatta no. Basta, a un certo punto sta yatta crescendo cominciava a fare danno, che poi qual è un danno che fa la yatta? Che si mangia i seggi del zammara, che comincia a rattare tutti i mura perché si deve fare le unghie, tutti i mobili di legno diventano tutte sgaggiate perché la yatta c'aveva questo, sì, vizio, no? Però se uno c'ha la yatta lo sa. Il due meschino aveva una casa lazzariata, consumata, non ne poteva più, incontra un altro amico un giorno che ho visto disperato, dice: bene, ma chi hai? Che non merita niente. Hai una yatta che mi sta consumando una casa, dice, io la volessi lovare, ma ci voleva fare a un altro amico, chi come ho visto un danno che fece la mia casa, non l'ha voluta, dice, come devo fare? Dice, ma come deve fare? Dice, se la yatta ti fa danno, dice, che niente, scusa, la lasci libera in un campo e lei si fa la sua vita. Dice, ma mi pare brutto, dice, ma ti pare brutto, se non la vuoi, dice, vabbè, va, dice, ma che fare? Dice, tu, dice, siccome i yatta tornano sempre a casa, perché è una cosa che sì, si sa. È vero, è vero. La yatta torna sempre a alla casa. Alla fine, no? Sì. Dice, tu la devi mettere in un sacco un euro, però ce l'asse lo speraio per pigliare l'aria, dice, così da non mi lasciata, non si ricorda, dice, non donna, capito? Ti cerchi un bel campo lontano da casa tua, lasci la yatta là, dice, e poi dopo tu torna a casa tranquillo. Dice, ma sai che mi resta una bella idea? Basta che sto piglia sta yatta, la mette nel sacco nero, ce l'assa uno speraio ovviamente per respirare, alla porta in un campo a pera, insomma, vicino a casa sua, io stavo a Librino, per cui a portavo chissà, ci ho messo San Giorgio, Montepo. Diciamo, no? Che un po' di distanza, esatto, c'è. Un po', sì, di distanza, sì, c'era. Sì, sì. Lascia sta yatta a darci là per sto sacco, il tempo di farla uscire, e io si raccoglie a casa. Come torna a casa, apre la porta, la yatta era sopra dove? No, subito. Va bene che la yatta torna a casa, ma no, prima mia, però, scusa, non è certo, corretto, no? Basta, fatto sta che sta yatta era da, per cui ci fosse la buttare troppo vicino, no? Basta, questo piglia sta yatta, la infila di nuovo nel sacco, stavolta piglia la macchina e comincia a camminare. Lui abitava a Librino, io cominciavo a fare strada, no? Che saggio, dice, vabbè, ma andavamo verso San Giovanni a Punta, c'è Castagne, Pedara. Anche per fare altre strade, no? Nicolosi, arrivato a Nicolosi, Monte Rosso, che è bello, certo, c'è la natura, certo, la yatta, certo, nella natura, certo, avrebbe trovato quello che gli serviva, no? E poi basta, lascia questo sacco lì, memore dell'esperienza, che va tornata a casa, si inficca andà a macchina e ritorna a casa di cussa, no? Che torna a casa, sai, sbarra tutto cosa, questa volta e la era sopra il divano un'altra volta. Ma come è a fare, porca miseria? Ma forse la sei troppo vicino. Basta che sto piglia sta yatta, la metto in due sacco, prende la macchina e a sto coppo piglia l'autostrada, Catania, Messina. Ancora più lontano. A sto punto, arriva a Messina, ma non contento e non sicuro di come sarebbe andata, si piglia il traghetto e arriva a Villa San Giovanni. Ah, ho capito. Quindi tu dirai, dice, alla Sauda, no, no, si pigliava il traghetto del ritorno e aspettava che battevo il traghetto in modo da essere sicuro, no? Come un traghetto, gli stavo il portellone, lo lasciavo proprio a yatta sopra il molo di Villa San Giovanni. Ho capito, ho capito. Si infeccava ed è tornato indietro. E si allontanava e vedeva cosa con Caiatta era, dai, era tranquillo, Caiatta era in dei Calabria. Era riuscito a fare quello che voleva, tra sì. Tra l'altro la Calabria, ecco, per noi è al plurale, ecco, ecco. Sono le Calabrie. Le Calabrie. Sono assai. Ma c'è un motivo. Qual è il motivo? Il motivo è che siccome la Salerno-Reggio Calabria non era mai pronta. E quindi queste Calabrie le Calabrie duravano una vita. Un tempo che uno arrivava di Reggio Calabria
Calabria e Salerno ci vuole. Ci hanno fatto voleva... anche il film, là. Sì, Pirati dei Calabri. Esatto. Come no, qua, film. Qua ci vuole, qua ci vuole, questo è carino. Pirati dei Calabri. Comunque, insomma, era in Calabria sta Iatta. Era, dai, io sai, tornava col traghetto e vedeva due sacco da, basta, arrivato a Messina, io scendevo, si pigliava mai, tornava a casa, apre la porta, la Iatta era sopra davanti. No, ma com'è possibile? Ma non è possibile, basta. Questa cosa, insomma, sì, infinita, qualche sei mesi dopo rincontra l'amico che gli aveva dato il consiglio. Dice, ma come finivo con la Iatta? Bene, come finivo con la Iatta? Io pigliai la Iatta, a me sono danzato un euro, a sto coppo ci mise magari una benda all'occhio per essere sicuro. Ci pigliai la macchina e mi mise all'aeroporto di Catania. C'è l'aeroporto, sì, sì. Arrivai all'aeroporto con sto sacco un euro in de mano, che non mi stavano facendo trasere, che ci pareva un attentatore libico. Mm. E allora ci spiegai la situazione, c'era uno che aveva avuto un'esperienza come mia con una Iatta selvaggia, dice, mi capivo e mi fece chiamare nel primo aereo che stava partendo. Catania, Düsseldorf, sì. Germania. Tenista a Germania, sì, cosa ha con de mano, Iatta de Inza. Era impazzito. Era pazzo. Pazzo completo. Arrivo in Germania, scendo all'aeroporto di Düsseldorf, mi affitto una macchina e me ne vado verso la foresta nera. Salvo la foresta nera. Io lo so dove è la foresta nera. È una cosa inestricabile. Una cosa che uno si infica de Inza, non sape, sonnisce. Basta, chiesto, dice, io avevo sto sacco con de mano, ma accattai un macete, perché nella foresta nera avevo bisogno di fare merciata, cioè cominciai a camminare, cominciavo a scurare. A un certo punto improvvisamente metto un piede male in un dirupo e casco io con tutto il sacco in mano. E dopo qualche 10 minuti mi risveglio in uno spiazzo onde c'erano 3 cunicoli. E che faciste? Ci pigliai chi da destra. Mi infeccai in questo cunicolo, c'era umidità, bratto collale, ragnatele. Esco dopo 20 minuti d'estate in un altro spiazzo e c'erano 3 cunicoli. E tu che faciste? Ci pigliai chi da sinistra. E allora, niente, cammino sempre con questo sacco di mano, sempre qua. E allora, niente, camminai in altro 8, 10, 12 minuti ed esco in un altro spiazzo e c'erano 3 cunicoli. E tu, ci pigliai chi non do mezzo, mi mancava solo chiedo, ci mi inficco in questo cunicolo e cammino in altra mezz'ora ed esco in un altro spiazzo. Sì, sì, imbaro, ho capito. Ma all'ottimo come finivo? Imbaro, come finivo? Se non era pagata, con culo tornava a casa. Sì, sì. Va bene, però... Ma non finisce qua.